Stiamo scendendo praticamente qui sulla Cava d'Ispiche, dopo aver visitato Parco Forza. Stiamo leggermente scendendo verso la cava. In questo percorso fantasmagorico, se vogliamo, dove tutto è intessuto nella roccia, tutto è scavato più che intessuto nella roccia, e con Nadia e Lorenzo che li ho colti di sorpresa oggi portandoli qui a loro insaputa per fargli visitare uno dei luoghi storici della Sicilia sud-orientale, con questo canyon che partendo da qui arriva fino praticamente, ecco, lo sperone. Lori, sei entusiasta di questo posto? Inquadrami la faccia. Ti piace questo posto? Questo, il mio entusiasmo. Non si parava a risalire? C'è la tram. C'è la teleferica. Sì, buona. Buona, Ugo. La mia piazzale di Angelo. E dopo, ora si fanno le curve strette. Madonna, qui è tutto un canaio. E vabbè, ma ci sono le persone che fanno il percorso, che da Ispica arriva quasi fino a Modica. E qui era bello quando... Dove? Qui era bello quando... E qui c'è la chiesetta, quella di prima, che ci diceva la signora. Qui passava praticamente un fiume. Vedi? E c'è questa chiesetta del periodo... che periodo è questo? Certo che qui c'era il fiume. E questo è il signore che tiene la chiesetta che ci hanno detto sopra. Buonasera. Buonasera. Lei chi è, quel signore che fa le sculture? No. No, quello è un altro. Quello è un altro. Ma questa è la chiesa. Questa è la chiesa da visitare, perché questi elementi architettonici rimandano. A che rimandano? È incassata nella roccia direttamente, vedi? Per cui ora provvederemo a fare le fotografie di rito. Basta.